Salve a tutti ragazzi, sono Bertra e bentornati su Bertra Reaction. Oh, che bello Bertra Reaction. Quanto tempo. Oggi, spunte blu. Bellissimi messaggi pieni di dolore. Lasciate un bel like, commentate, solite cose, iscrivetevi. Arriviamo a 100.000 su sto canale, dai. A 100.000 vi faccio un episodio XXL delle pancine. Io ve l'ho detto. Partiamo. Amo, hai lasciato il computer qua. Cazzo, ora torno. Per fortuna non ero ancora partita. Me lo metti nella custodia, per favore? Ehi, mettimelo nella custodia, baby. Sì, sì, 2 minuti e sto là. Che è sta roba? Mi manda una foto di uno che manda a Calcutta cosa mi manchi a fare. Lei che risponde: amore mio, sei a casa? Sì, non da sola purtroppo. Gliel'hai detto? Non ho avuto tempo, ma domani riprovo. Mi fa tenerezza. Forse potresti evitare di dirgli che succede da un po', se può aiutarlo. Bro, grave, gravissimo, brutto. Magari manco glielo dico e lo lascio e basta. Ah, adoro questo genere di cringe. Che è sta roba? Vanessa, non ho parole, non mi chiamare. Vanessa si è dimenticata WhatsApp web aperto con tutto l'amante lì spatasciato. Già sei un pezzo di merda, ma sei un pezzo di merda stupido oltretutto. Apri sto sotto, ne parliamo. Col cazzo che ti apro. Cioè, nel senso che poi non fanno più sesso, quindi non la apre. Scusate. Amore, guarda che non è quello che ti immagini. Ah, io immagino. Pensi che sia stupido? Qua non serve immaginare. È tutto lampante. Mi fai cagare. Amo, questo lo hai conosciuto in vacanza studio? Vacanze di scuola zoo mi sono vittime. Senti, se nemmeno vuoi sentire cosa ho da dire, sei tu nel torto, perché io ti amo. Vanessa, ma vaffanculo, ma ti senti? Mi hai messo le corna con sto deficiente? Chi è questo? Voglio conoscerlo, anzi, sai che faccio? Ora gli scrivo. Fammi salire. Apri, tu resti là sotto. Per me puoi restare anche una settimana, non ti aprirò mai. Non gli scrivere. Vabbè, Vanessa, ok che sei scema, però puoi togliere WhatsApp web dal cellulare, cioè, non è... Vabbè. Per favore, parliamo io e te. Senti, mi sono presa una sbandata, una cotta stupida. Niente di importante, amore. Davvero? Ma davvero mi stai chiamando amore? Non dire così, ti prego. Vanessa, per favore, sto trattenendo gli insulti che mi vengono in mente solo perché sono una persona decente. Io... cold, freddo, madonna. Ma sai benissimo cosa penso di te adesso. Quindi per me puoi andartene a fanculo a casa tua. Grazie. Ok, ma fammi salire solo 5 minuti. Sono impegnato adesso, mi dispiace. Rispondimi al telefono almeno. Anche no. Mi ha risposto, hai visto? Che stupida che sei. Mi disconnetti WhatsApp web e pensi che non abbia già preso il suo numero. Ecco, ok. Vanessa è stupida, ma non così tanto. Adesso mi ci faccio una bella chiacchierata. No, ti prego, fammi salire. Per favore, dai, parliamo un attimo. Tanto gli ho detto di non risponderti. Non ci puoi parlare ora. Fammi spiegare. Ma che vuoi spiegare? Che sono cornuto? Beh, se diventi un cervide è giusto sapere la vita, no? Che sono un povero scemo perché ti ho creduto quando mi dicevi che in vacanza ti mancavo. Mi mancavi, era vero. Solo che ho conosciuto lui. Mi sono distratta. Non lo so che mi è successo. Ops, sono scivolata su un pene. Succede, scusa, mi sono distratta un attimo. Pisello. Così succede. Ma ora che sto qua sotto e tu stai così, mi rendo conto. Sono veramente a pezzi. Amore, devi credermi, ho sbagliato. Che mi stai chiedendo? Di perdonarti? Di fare l'ingenuo e pensare che tutto questo non ha avuto peso? E come faccio a sapere che non continuerai a sentirlo, a vederlo? Chi mi dice che posso fidarmi di una che ha scritto quelle cose? Oggettivamente. Per me puoi restare qua sotto quanto vuoi. Non ti farò mai salire. Puntini, puntini. Pieni di pathos. E dolore, e amore. E non so popper. Ma poi ti rendi conto di quello che hai scritto? Mi fa tenerezza. Ma quanto fai schifo? Ma nel senso che mi dispiace per te. Ti dispiace? Ti dispiace dirmi che mi vuoi lasciare? Ma tradirmi non ti dispiace, vero? Io sono senza parole. Però così mi fai passare per cattiva. Ah, scusa. In effetti sei stata gentilissima. Ti amo un sacco. Te quiero. Idratatevi. Oh, la smetti di citofonare? Mi stai facendo venire il mal di testa. Tu non mi ami? Vanessa, ma che ti devo dire? Amo una persona che non mi avrebbe mai tradito, quindi immagino che non sia tu, ma una Vanessa che mi ero immaginata. No, non ti amo. Non è vero. Ti giuro che sono pentita, amore. Non lo rifarei mai più. Purtroppo non da sola. Ti ricordo che hai scritto questo, cioè stavi con me a casa tua quella notte e questa era la tua gioia, di avermi lì. Quanto amore in queste parole, Vanessa. Ero solo nervosa perché avevamo discusso quella sera. Non avevamo discusso e tu eri nervosa per i cazzi tuoi, perché probabilmente volevi stare altrove. Ed è evidente. Quindi che vuoi? Ti potrei dire tutto e di più. E invece ti sto solo chiedendo di lasciarmi in pace. Almeno questo riesci a farlo? Senti, ora sei arrabbiato. Ma ti giuro che è molto meno importante di quello che pensi. Cioè, alla fine mi ha infilato il pipotto un paio di volte. Succede, dai, nel trap. Vediamo, che ci hai fatto? Vi siete baciati? Sì. E poi? Poi cosa? Poi altro? Altro? Vanessa, non fare la vaga. Rispondi, ci sei andata? Punto interrogativo. Siete stati a letto insieme e avete scopato? Come cazzo te lo devo chiedere? No, no. No? Sicura? Sì, non lo avrei mai fatto. Vedremo. Cioè? Se è successo lo saprò.
però in qualche modo. Quindi ti conviene dire la verità. Allora? Ti ho detto di no. Ok, bene. Allora adesso verifichiamo subito. Che intendi? Ora vedi. Posso salire? Parliamo a voce? No. Che stai facendo? Me lo spieghi? Oh, mi sa che il tuo fidanzatino non ti ascolta molto quando parli. Mi ha appena risposto. E lo sai che ha detto? Punto interrogativo. Punto interrogativo. Ah, qui adesso ci sono gli screen con l'altro, con l'amante. Ciao fenomeno, sai chi sono, vero? Nomi, cognomi, classe e data. So che ti ha detto di non rispondermi, ma se sei una persona onesta forse puoi ancora salvarti dalla grande figura di merda che avete fatto. La tua amata Vanessa dice che mi ama, che sei stata una sbandata. Sei d'accordo? Che ne pensi? Parliamone. Niente, eh? Non hai il coraggio. Che coppia che siete, due codardi davvero. Abbassiamo i toni, caro. Che vuoi sapere? È caro? È diventato un avvocato di mezza età di colpo. Tutto, grazie. Prego, comincio dal principio? Vuoi cominciare dalla fine? Dimmi tu. Fammi delle domande, meglio. Tanto ormai. Ormai? Ormai mi sembra che lei non mi stia proprio considerando. Non vuole me, quindi mi sento preso in giro quanto te. Non credo, però vabbè, dai. Beh, avrei da ridire su questo, ma andiamo avanti, ecco. Stessa cosa, uguale, uguale. Dimmi, prima domanda, lo avete fatto? Che ti devo rispondere? La verità, ti ho già risposto. Quindi è un sì, secondo te? Parla chiaro. È un sì. Perfetto, spero che vi siate divertiti almeno. Che ti devo dire? Ti devo rispondere? Hai già risposto anche a questo. Hai già risposto anche a questo. Vi siete rivisti dopo la vacanza? Sì. Quante volte? Non saprei dirti. Quindi tante? Sì. Bene, sapevi che stava con me? Sì. Complimenti. Vuoi crederci o no, ma all'inizio ho provato a evitare di mettermi in questa situazione. Ma non sono riuscito a resistere. Caramba. Quindi è lei che ci ha provato? No, sono io. Ma dopo aver detto che era fidanzata mi sono tirato indietro. E allora lei ha insistito. Che meraviglia. Se ti può consolare mi sento in colpa adesso. Mi dispiace. Beh, inutile piangere sul latte versato. Sul latte sburato. Sinceramente le vostre scuse mi fanno vomitare. Prendetevi la responsabilità di quello che avete fatto. Me le prendo, ma mi dispiace ugualmente. Vabbè, ormai è nel chill il bro. Cioè se la vive proprio nel tra. Comunque ora ho capito che persona è. E non so come ho fatto. Ah, figurati io. Sta qua sotto che citofono e la sto ignorando alla grande. Non la voglio neanche vedere. Posso solo immaginare come stai ora. No, fidati. Non puoi. Ovviamente in questo momento mi stai parecchio sul cazzo, ma poteva essere chiunque altro. Mi sei capitato tu, ma lo avrebbe fatto lo stesso. Quindi in un certo senso ti giustifico. Non proprio, però dai. Anche se le ragazze degli altri non si toccano. Hai ragione, ma come ti ho spiegato non sono riuscito a fermarmi. Poi quando sono venuto lì la cosa è aumentata, il sentimento, tutto. Non riuscivo più a staccarmi. Venuto lì dove? Non te l'ho detto, immagino. Cosa? Sono stato a casa tua. Sono stato a casa sua una settimana. Madonna, una settimana? Sì, mi dispiace. La settimana in cui aveva la febbre? Sì, che schifo. Già, mi dispiace. Basta. Scuse, grazie. Lo so, ma è vero. Sì, ma io non sono il vostro psicologo, quindi di come state voi ora me ne frega veramente poco. Tu sapendo che lei era fidanzata da tempo ti sei messa in casa sua. Hai veramente poca dignità, fattelo dire. Sembra veramente la giga soap opera. Assolutamente. Ho seguito l'istinto, perché lui ha due lupi dentro di sé e lui segue l'istinto di entrambi i lupi. Un istinto un po' di merda. Non hai tutti i torti. Comunque io ne sono fuori, quindi se mai cambierai idea io non sarò più un problema. Piuttosto che stare con lei mi metto insieme a te. Scusa, ma mi hai fatto ridere davvero. Almeno qualcuno si fa una risata in mezzo a tutta questa merda. Devi chiedermi altro? È un concierge di un hotel. Sicuramente sì, ma ora sono talmente incazzato che non mi vengono le domande. Immagino. Se ti serve puoi chiedermi, non ho niente da perdere. Ok, ora penso che andrò a dormire. Lei è ancora lì? Sì, sì, non si arrende, poveraccia. Le sta bene, è il minimo. Ci sta. In effetti, una cosa in effetti la dovrei chiedere. Mi è venuta un'idea. E mi serve il tuo aiuto. Power Ranger, cazzo. Dimmi pure. Fine. Ma scusa, dov'è? Cioè l'idea mo? Cioè mo l'idea non c'è più. Bastardi, mi hanno lasciato il dubbio così. Va bene, me ne ricorderò. Me ne ricorderò. Caini. Vabbè, nuovi screen, nuovo divertimento. Ciao Claudia, come va? Ciao, scusami, non ho mica questo numero. Oh, scusa, sono Fabio. Ti ricordi di me? Fabio? Il cognome? Riccardo. Scusa, ma non so chi tu sia, perdonami. Uscivamo insieme. Ma scusami, ti ho conosciuto prima del 2018? Eh sì, mi pare di sì, era il 2016 se non ricordo male. Ah, ecco svelato l'arcano. Cioè? Io nel 2018 ho avuto un incidente e ho perso una porzione di memoria. Non ricordo niente di circa 7-8 anni della mia vita. Così. È la trama di un film di Netflix, di Boto. Se tu sei una delle persone conosciute in quel frangente, mi dispiace, ma io non ricordo nulla. Ho cancellato completamente anni della mia vita. Cazzo, mi dispiace tantissimo, non ne sapevo niente. Cioè, avevo letto sul tuo Instagram dell'incidente, ma non credevo una cosa del genere. Ma potrai recuperare? No, quegli anni sono andati ormai. Quindi di me, di noi, non ti ricordi niente? No, mi dispiace, te l'ho detto. Hai detto che uscivamo insieme? Sì, ma... Sì, ma per poco? Cioè, è stata una storia lunga o... Non molto. Vediamo il pacco. Ma perché non andavamo d'accordo? No, così, sai quelle cose che non si sviluppano e finiscono. Ah sì, capisco. Ma perché mi scrivi? Ma in realtà perché avevo bisogno di un favore. Il buco del... No. Cioè lo so che uno che non si sente da tanto e ti chiede pure un favore dopo anni. In più tu neanche ricordi chi sono. Cioè, strano, no? Un po', ma che favore? Beh, io sto cercando un'accompagnatrice. Bro? Bro? Tutto talk? Bro? Una cosa? No, non capire male. Tra un mese si sposa mio fratello, no? Ti ricordi? Ma se non mi ricordo manco di te. Ah sì, scusa. Ma io cosa c'entro? Ecco, io non avrei una fidanzata in questo periodo. E non ti dico quanto stracciano i maroni i miei zii e soprattutto mia nonna. Mi spiace, ma che c'entro io?
meglio. Tu non te lo ricordi, ma a nonna piacevi tanto. Aspetta, ho una telefonata in entrata. Ah, sì, scusa. Eccomi. Dunque, mi sembra che dato che non mi ricordo chi sei, questa cosa decada. Ovviamente. Giustamente, sta, cioè, buona. Giusto, sono d'accordo, ma non ci pensare. Quindi non ci penseresti nemmeno? Ma che domande sono? Ma poi se fossi fidanzata o impegnata? Sei fidanzata o impegnata? No, e allora potresti pensarci. Certo che tu devi essere parecchio disperato, per contattare una che manco ti ricorda e continuare a insistere per invitarla al matrimonio di tuo fratello. Sai che detta così è veramente da disperata? Ma io lo sono. E sono stanco di andare sempre alle feste di famiglia da solo. Ma cercati una fidanzata vera. Corretto consiglio, cioè, invece di essere triste, ma piuttosto paga un'accompagnatrice vera, una escort, tutto il bene del mondo. Fosse facile, là fuori c'è gente che ha una memoria di elefante. Haha, non fa ridere. No, scusami, il mio trauma cranico non deve diventare un oggetto delle tue battute. No, non volevo. Però il fatto che non ti ricordi niente, secondo me è positiva. Cioè, per il nostro rapporto. Ma quale rapporto? Dico, per poter uscire insieme. Ma io non so chi tu sia. Senti, te lo devo dire, sei tu che hai lasciato me. Avrò avuto le mie ragioni, ma mi ha fatto stare molto male. E ti chiedo scusa. Mi hai tradito con un altro. Con chi? Un tuo collega. Dio, ci sono i plot twist in questa telenovela. Ho sempre avuto colleghe femmine. E se non ti ricordassi dei colleghi uomini? Ma guarda che la maggior parte delle cose le ho ricostruite. Allora forse ero solo un tuo amico. Boh, senti, potresti raccontare quello che vuoi. In questo momento potrebbe essere vero oppure no. Ma non raccontare balle. Non le racconto, ma tu mi devi un favore. Quindi ti chiedo di saldare il tuo karma e accompagnarmi al matrimonio. Tu lo sai che posso chiedere in giro, dando il tuo nome e cognome. Sicuramente qualcuno della mia cerchia si ricorderà. E se mi stai mentendo lo vengo a scoprire. E va bene, no, non mi hai tradito tu. Mi hai tradito tu? No, ci siamo lasciati perché abbiamo perso interesse reciproco. Ascolta, io sto per bloccarti. No, aspetta, ti prego, sei la settima che contatto. La settima? Ma scusa, ho bisogno di una ragazza entro un mese. Devo cercare tra quelle che ho già conosciuto. Non è sveglissimo il bro, cioè, sembra veramente poco sul pezzo. Proprio, io ho preso una botta pazzesca in testa anni fa. Tu sei sicuro di non aver avuto la stessa esperienza? No, io non ho avuto incidenti, nemmeno da piccolo, non so. Secondo me sì. Scusami, quindi io sono la settima che rifiuta? Tu mi stai dicendo di no? Ma vedi tu. Allora sei l'ottava. Wow. Questa storia è disagio, puro e estremo. Mi sento zozzo. Andiamo avanti. La storia di Loredana. Questa mi sembra bella. Ciao Marco, sono Loredana, la ragazza di Tinder. Ciao Loredana. Non pensavo mi avresti davvero contattato. Grazie. Non c'è di che, sembri un ragazzo interessante. Vorrei conoscerti meglio. Eccomi. Faccine giganti, inquietanti. Oh Cock, ti va di fare un gioco per conoscerci meglio? Niente di sessuale, giuro. Mano, pugno, croce. Sì, no, ecco. Cioè, se è obbligo verità, parte già sgravando il bro. Ma lei dice: ok, in effetti tutte ste chat sono tutte uguali. Cosa proponi? Ti faccio delle domande tipo se fossi un film, eccetera. Ok, dai. Ecco, dai, se fossi un film, quale saresti? L'esorcista. Io sarei James Bond GoldenEye. Tu? Bella risposta, io adoro Pierce. Io sarei Aladdin della Disney. Adoro troppo per non dire questo. Ok, bello. Descriviti col nome di un farmaco. Carbone vegetale. Vabbè, ok, next. Sayonara. Perché? Perché è impazzito il bro? Che? Non sto scherzando, sono serio. È un farmaco per non scoreggiare troppo. Lo conosco, lo usa mia sorella. Guarda, mi fa sinceramente schifo. Vabbè, se scoreggia è un problema, no? Capito? E te lo dico sinceramente, non voglio trovare una trombona. Ma non è un farmaco, è solo integratore, credo. Ma che? Io non sono una trombona. Molto bello. Insomma, stavamo scherzando, no? Beh, non ho tempo da perdere, non mi interessi. Ok, figurati chi ti si incula. Ma almeno non essere maleducato. Giustamente, cioè, boh, manda dal quarto messaggio la foto dell'integratore a diventare il carbone vegetale. Non è che dici, troia di merda, perché scoreggi dal culo? Voi donne vi state rovinando da sole. Pensate alle bellissime Bond girl. Secondo te quelle sono dei tromboni? Secondo me lui ha tipo un fetish nascosto per i piedi. Come speri di sedurmi con la foto del carbone vegetale? Addio e buona fortuna per la ricerca dell'amore. Ma me lo hai chiesto tu? E poi stavamo scherzando. Io non voglio sedurti, sto solo provando a conoscerti. Ed evidentemente sei un deficiente. Mi sembravi sveglio e moderno, ma sei un uomo delle caverne. Per favore, bussa via. Questo è un farmaco da donna. E cos'è, l'ibuprofene per il ciclo? Non ho capito. Niente, non sei la mia Bond girl. Ma vattene a fanculo, va. Quindi ragazze, se volete rimorchiare, dovete essere l'ibuprofen da... credo, donna. Non so, cioè... il buscofenact. Ah, ok, cioè è ibuprofene comunque. Non è il brufen, ma... vabbè, quindi dovete essere il buscofenact. Sappiatelo. E adesso vado a prendermi il carbone vegetale e a petare su ogni persona che conosco.